Bene ragazzi, finalmente bentornati in questo nuovo video. Siamo tornati qui oggi per iniziare al meglio la settimana con un bel draft, sempre su FIFA 18. Come settimana scorsa, ho visto che vi è piaciuto molto, mi è piaciuto anche a me registrarlo. Ieri sera ne ho giocato uno, tra l'altro l'ho vinto al primo tentativo. E tu, mannaggia a me che non lo stavo registrando, domani voglio riprovarlo, oggi siamo al mio domani. Come sapete mi piace fare un po' i draft per alternare un po' con FIFA obiettivi per quanto riguarda la sezione FIFA. Poi in questi giorni sto cercando di sperimentare qualcosa da portare di nuovo sul canale in questo periodo. Io vi chiederei subito un bel mi piace di supporto, fatemi vedere che vi piace vedere un po' ogni tanto qualcosina che riguardi un po' il draft, dove proviamo magari giocatori che non posso provare solitamente, vediamo un po' squadre, cose, cerchiamo comunque di arrivare quantomeno in finale per poi cercare di vincerlo. Probabilmente mo mi metterò uno screenshot di un try che ho appena fatto e ve lo evito veramente per il vostro bene, perché non era molto family friendly il finale. E sicuramente partirei con il 4-3-2-1, con un'emozione incredibile nel vedere questi 5 giocatori iniziali. Eriksen, Willian ci starebbe meglio, Raga, non ne voglio sapere niente perché poi esce una squadra con 23 di... Oh, wow, wow, ehi, merda, anche Griezmann era figo. Kane, Totti, ci può stare lì. Orco, Can, Ronaldo, Totti, che fai o butti? Veramente, c'è Hazard che è bellissimo lì, ma non posso non prendere Ronaldo, Totti. Non c'entra neanche cazzo. Ma troviamo un modo per unirli. Gli metto Isco sotto qua e già qualcosa di meglio potrebbe essere. Oh mio Dio, va Kanté, De Bruyne. Raga, tre Totti. Pure Bonucci. Van Dijk. Ho deciso così perché mi sono rotto il cazzo. Non voglio arrivare con poca intesa alla fine. Un bel De Gea in porta. Non sarebbe male. Abbiamo finito, no? Eccolo qua. Vedi che lo chiami. Lui arriva. 77 di intesa però, perché ci manca un terzino. Marcelo, Alaba. Va, che roba. Marcellino, pane e vino. Qua, tripla intesa. Lucas del Tottenham. Guarda lì che mi sistema anche Kane. Va Rakitic, che bel uomo che è così. Oddio, anche Suarez, ATT. Anche Hazard di nuovo. Raga, non so più dove metterli davanti, Hazard, che nel caso lo faccio entrare al posto di Lucas. Non abbiamo un terzino destro. Non è male, raga, perché abbiamo 90. C'è Ronaldo che è un po' lì, però era difficile legarlo. Cosa c'è? Oh, ho cliccato per sbaglio. Purtroppo ho voluto rischiarla un po', però abbiamo un botto di Totti. Intanto Hazard lo mettiamo dentro lì. Magari, ecco, mettiamo Rakitic al posto di Isco e Hazard al posto di Lucas in game. Però dai, non è malvagia, non è malvagissima. È il terzino destro che mi sta un po' sul cazzo. Iniziamo con la prima partita, raga. A impatto ottimi giocatori. Che abbia 68 di intesa, voglio sperare che si noti durante il game, perché se questi corrono come devono correre, miara. Ma voglio vedere se l'intesa alla fine, alla lunga, può avere un senso in sto gioco. Noi per sicurezza facciamo il nostro sporco lavoro di togliere Lucas e metterci dentro Hazard, in teoria. Proviamo. Guarda che già Lewandowski non lo riusciamo neanche a fermare lontanamente correndo. Devo giocare concentrato perché arrivo da quel momento di sguido tecnico di prima e vorrevo uccidere il mondo. Vai raga, il nostro terzino destro senza intesa. In teoria vedi che i buchi potrebbe crearli Ronaldo. Sapete quante volte con la squadra da 100 sono andato a perdere con squadre che hanno 50 di intesa a caso? E lì capisci che dici, ma che cazzo serve a fare l'intesa se tanto corrono uguali? Cacata. No, come ha fatto a passare Rakitic? De Gea 92. Buongiorno. Buongiorno De Gea. Che cosa ha fatto? In teoria doveva metterla Kane, Totti. Sto veramente giocando col culo. Chi lo ferma? Ronaldo, Totti? Guarda te, madonna. Madre, madre di Dio. Vai Ronaldo. Mamma, che brutto tiro. Ma sei il giocatore più forte del gioco. Palo. Stai scherzando? Ronaldo, Totti da davanti alla porta vuota? Palo? Che trollata che è sto gioco ogni tanto, ragazzi. Cioè, i giocatori messi a caso in campo riescono ad andare più veloce dei miei. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ti prego no, Che cosa stiamo vedendo? Niente, raga, supplementari con questo che ha fatto un tiro in porta. Quel tiro in porta che ha bucato De Gea. Partita veramente senza una logica di calcio. De Gea ha fatto la cosa di prima. De Gea si è lanciato merda come prima. Ma veramente? Sanchez, Lopez. Ma dai, a botta sicura l'ha presa lui comunque. Ragazzi, finisce qua, si va ai rigori, amareggiatissimo. Veramente amareggiato. Mamma che culo. Fuori.
Porco che a me la parata. Ah. Bello. Grande. Dai. Sì. Va bene. Va bene. La più brutta partita della mia vita dopo quella di prima. Un 1-1 che non sa di niente. Un tiro in porta lui comunque. Quel gol di Kondé. Che schifo. Mamma mia. Seconda partita, raga. Minchia, 186 preciso di draft con Bale, Suarez, Modric, Toti. Cioè, gli mancava 40 di intesa quel Cristiano lì, eh. Vai, va. Vediamo di che altra morte dobbiamo morire a sta partita. Sto giocando poco concentrato, quello è vero. Perché non riesco a concentrarmi oggi, sono stanco e tutto. Mamma mia. Bella per Hazard. Vai, Eden. Mannaggia te, Kanté, che non c'hai piedi. No, no, non perderla. No, festa grande qua, eh. Vai. Vai, Ronaldo. Parata di Reina. Mannaggia a lui. Mio Dio, ma che cazzo fanno? Palo. E un altro porco cane. Guardate. Mai una gioia. 0-0 primo tempo, signori. Equilibrata, per carità. Sì, così, Harry Kane. Dai. Madonna, che fatica. Oggi ho gli incubi. Meno male, dai. Devo tirare un po' di più. Bravo, Ronny. Metti il turbo ora. Parata. 2-0. Mi sembrava in fuorigioco. Ah, l'ho rischiata lì, l'ho rischiata. Ma va bene, Eriksen, 2-0. Bravo, Isco. Kane. Mannaggia, sei immolato. Un rovescione. Quasi quasi gli usciva. Bella, Ronny. Ronaldo! Momento creativo. Dai. Dai, Eden. Dai, il contropiede. Sono stupido. Lo so, lo so. Beh, però è gol. Però è gol. Ok. Pensavo che mi arrivasse da davanti. Ho fatto un po' una cacata. Tra l'altro, il loro portiere ha fatto schifo come il mio De Gea di prima. Pian pianino tornano indietro, Che culo, che culo, che culo, che culo. Male, male qua, Reina. Bella per Kane. Ronny. Mamma mia che bello, regà. Vediamo qua la pratica di sta partita. Andiamo in semifinale. Quitta anche. Adesso probabilmente. Sì. Diciamo che questa era difficile. Forse anche più di quella di prima. 22 tiri, ecco, dai. Quella di prima non la capirò mai, Semifinale, ragazzi, contro un francese che usa la strategia del primo. Ovvero mandarmi in bambola con giocatori potentissimi con 65 di intesa. Io ho più paura di queste cose qua, di quelle che hanno una squadra normale. Perché queste cose qua poi ti sballano tutto il gioco. Lagga come uno schifo sta partita, mi fa piacere. È ingiocabile, vi prego. Perdonatemi per quello che state vedendo anche voi, perché va tutto a scatti. Magari, quei controlli che arrivano un secondo dopo, come faccio? Gol. Così faccio, facciamo così, va bene. Va bene, per carità, non ho capito come l'ho fatto sto gol, ma l'ho fatto. Bravo Hazard. Hazard, vai dritto. E sto cazzo. Porco Diaz. Ma veramente, il gol della merda mi ha parato. Bravo Hazard. Bravo Hazard. Bravo 2-0. Doppietta di Eden. Che quitta sul 2-0? Quitta sul 2-0, ma più gentile di così cosa possiamo pretendere, ragazzi? Andiamo in finale anche oggi in un modo abbastanza rocambolesco, 1-1 i rigori, 4-0, 2-0, finalona, 5 difensori,
2-1-2, due Toti, Lewandowski, Cavani davanti. Ci proviamo, raga, come sempre, gesto scaramantico, ormai più che altro mettiamo Hazard al posto di Lucas. 5 difensori, mi ricordo l'ultimo video, che è andato bene, ma non penso, non vorrei gufarla. Giochiamoci sta finale, va. Ehi. Ehi, Cavani. De Gea, andava 4 metri sopra la porta sto tiro, eh. Vai, che era bella. Ok, tirala dentro, ma... fai qualcosa, dagli un colpo di... ma era fuori gioco. Ronny! Mamma, ti prego, Ronaldo Totti, buttamela dentro. Siamo in finale, ma non me le devi sbagliare ste robe, eh. Kane! Consiglio, è diventato De Gea! Buono, oh! Rigore. È anche rosso, in teoria, arbitro. Ero davanti al portiere, eh. Parato. Consigli, gli sta salvando la partita a questo, ragazzi. Mi viene da piangere, ve lo giuro. Madonna madre. Ragazzi, dopo il rigore sento i giocatori andare più lenti. Non è una cacata, ma è veramente così. Ehi, porco Diaz! Hazard! Dai! Oh, prima o poi, consigli in porta, eh! Rigore sbagliato pure perché non li so tirare, mannaggia a me. 0 tiri in porta per lui, 5 miei. Consigli De Gea. Ah, che tensione ogni volta che faccio i draft. Secondo tempo. Bella. Kane! Porco cane! Dai! Notate quanto sto zitto nel draft, raga, perché devo concentrarmi come un animale. È la finale, sono teso. Bella. Bella ancora. Ronny! No, fuori gioco! Porco! Ma sarà di un metro, raga. Ah, fuck, non ci voleva. Oddio, ha messo Ronaldinho? Ma è un pazzo, perché non l'hai messo prima Ronaldinho? Tolto che non ho capito cosa hai fischiato. Bella per Isco. Oh, arbitro, un cartellino qua ogni tanto. Bonucci, giallo. Madonna, che rincorsa c'ha Kane, raga. Schemino funziona. Lo schemino del 3-0. Non me ne sono neanche goduti tanto oggi, giocatore, raga, perché ho proprio puntato a vincere le partite. Non è che andavo su uno, avevo tempo di giocarmela con calma. Pedala, ma Van Dijk c'è. De Gea per... oh mio Dio, cosa ha sbagliato anche lui. De Gea, ma che cazzo fai? Rosso per Chiellini. Vai, Hazard. Olè. 4-0 per chiudere, raga. Vinciamo il draft. Un draft contro gente abbastanza tosta. La prima partita mi ha fatto veramente pensare male, anche perché arrivavo da quello che avete visto probabilmente nello screenshot. Pensavo veramente male. E invece finalmente abbiamo riportato un attimino in pace noi stessi. Finisce qua, raga. Campioni anche oggi, non con poche difficoltà. C'è da dire che abbiamo preso, se non sbaglio, un gol soltanto. Proprio questione di intesa oggi, non si è capito un cazzo. C'erano intese qualsiasi anche per la mia squadra, eh. Come vediamo qua, 1-1, 4-0, 2-0, 4-0. Pacchetto oro, pacchetto giocatori rari. Il nulla cosmico. Pacchettino da 50k. Vediamo. Ok, si apre, fin qua va bene. Fanculo, va, Coutinho, poteva essere Neymar se usciva dal cazzo di bandiera del Paris. Coutinho, Herrera... 20.000 di Coutinho, anche oggi siamo ripagati il nostro sporco ingresso al draft. Signore, anche oggi abbiamo finito questo video, spero che vi sia piaciuto. Abbiamo sofferto un pochino oggi perché abbiamo trovato delle squadre che, indipendentemente dall'intesa, rompevano i coglioni. La prima poi non ne parliamo. Abbiamo provato tra l'altro per la prima volta Ronaldo Totti e Kane Totti, che non li avevo mai usati prima, quindi sono contento anche di aver fatto qualche partita con loro. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace. Noi ci vediamo presto con tanti altri video, mercoledì FIFA obiettivi, appuntamento fisso ormai. Cerchiamo di arrivare a 25.000 like, raga, qui da Ronaldo è tutto, alla prossima, bella.